E voi avete Facebook? No, nessuno di voi? Ah, ok. Noi ci siamo conosciuti su Facebook. Non lo possiamo togliere, se no rinnegheremmo tutto il nostro amore. Non sto scherzando. Alberto, Marina, Gianluigi, buona Pasqua a quanti. Siamo fuori dal balcone oggi. Per Pasqua ci siamo concessi il lusso di andare in vacanza. Siamo fortunati. Ciao Chioco, come stai? Ciao Ornella. Mio fratello Andrea ci tiene a scriverlo. Marina e Irie. Quest'oggi sono uscito anch'io fuori al balcone. Potete osservare le bellezze di Cella a Mare. Tra un po' esce anche Dorina. Noi abbiamo già un bel pubblico sul terrazzo di fronte. I nostri amici Roberto e Anita. Hey Frank, c'è una Maria. E beh, per forza oggi, dai. Ma c'è mucca. Oggi ci sono... non so se potete vedere anche. Sì. Abbiamo in diretta anche Mucca, che sta molto meglio. Sembra che stia guarendo. Ciao Albertone. Ciao Tiziana, ciao Papalo. Beh, sì Tony, mi sono messo fuori al balcone oggi, fuori al balcone, sì, per festeggiare la Pasqua, anche perché devo smaltire che la taiwanese mi ha fatto mangiare mezzo chilo di pasta al forno con polpettine, mortadella, mozzarella, un timballo allucinante, neanche mia madre l'ha mai fatto così. Beh, cominciamo, dai, facciamo subito una bella canzone di buona Pasqua, va? Ho scelto una canzone speciale oggi per voi. Vediamo. Dunque, allora. Vado, eh? Amore, c'è uccellini. Thank you.
come si chiamava sta canzone? Voi sapete come si chiama sta canzone? Questa canzone si chiama You Are My Sunshine. È una canzone molto molto vecchia. Significa tu sei il mio raggio di sole. Oggi abbiamo pubblico di vicini di casa e di uccellini e di gatti. Dove sta il gatto? Pubblico di fiori, Cerù ha organizzato tutto perfettamente. Spero che tutti voi state bene. Pasqua. Io sono Satollo, ho mangiato l'ira di Dio. Mi sono svegliato a luna e mi sono svegliato perché sentivo un odore nell'aria pazzesco. Sentivo odore di polpette al sugo e non mi sbagliavo. La mia moglie taiwanese, dovete sapere che vivendo a Cellammare ha ereditato la cucina locale prima di Angelina, della mia nonna, della nostra nonna adottiva, e mo di Dorina, si sentono ogni giorno e sta imparando a cucinare tipicamente barese. Quindi io sono il prototipo del maschio italiano che in quarantena purtroppo monterà diversi chili in più per colpa di una donna taiwanese. Mo andate a vedere voi il nesso che c'è. Io ho mangiato polpette, pasta al forno, il timballo alla barese si fa con molto sugo, polpette, mozzarella, mortadella. C'è qualcuno che ci mette pure l'uovo sodo. Voi ci mettete l'uovo sodo dentro, baresi veraci? Diciamo, noi abbiamo evitato perché sennò qua scoppiavamo proprio. Poi ad Abundantiam ha fatto un tiramisù per 20 persone, non lo so come se l'è inventato, e poi ha fatto la crema, quello col mestolo della nonna, che si gira. Insomma, siamo una settimana pieni. Allora, abbiamo cominciato questo nostro incontro quotidiano con... C'è qualcuno che ha indovinato la canzone? Johnny Cash cantava questa canzone nei primi anni 60, ma nella realtà è una canzone molto più antica. Strano che Gianluigi non ha indovinato. Questa è una canzone della tradizione della Louisiana. Addirittura il testo fu scritto dal 46° governatore della Louisiana e poi è diventata una delle più importanti canzoni country del mondo. È stata cantata da tutti. Forse anche da Raffaella Carrà. Infatti c'è qualche sorpresa dopo. Allora, è stato molto difficile uscire fuori al balcone oggi, però sinceramente con questa giornata penso che forse la mezz'ora la facciamo da qui ogni giorno. Allora, vediamo che cosa c'è che possiamo farvi ascoltare di musica. Allora, vi facciamo ascoltare subito una canzone, siccome oggi è Pasqua. Vi facciamo subito ascoltare una canzone Io quasi vi farei ascoltare una canzone felice, allegra. Vediamo se vi indovinate che canzone è. Thank you.
Ah, ci voleva Raffaella Carrà un po'. Raffaella Carrà, capito? Ornella, non mi dire che sei ancora gelosa. Cosa è successo? Dorina non è ancora uscita. Dorina! Dorina! Dorina è la responsabile del timballo alla barese che Michiru ha fatto stamattina. Sì. Ha detto che usciva fuori al balcone. Sì. Ah, ecco, dove stai? Ah, non si vede Dorina. Ciao Dorina, buona Pasqua! Ciao! Allora, che dice Ornella? È gelosa di Raffaella Carrà? Vediamo. Ornella, non puoi essere gelosa di Raffaella Carrà. Tu sei molto più bella, lo sai. Molto, ma molto più bella. Solo che Raffaella Carrà è la mia preferita, purtroppo. Purtroppo. Che devo farci? Io sono nato con Raffaella. E mo' che finisce sta cosa, devo conoscerla per forza. Allora, ciao Filippo, ciao Tommy. Aspetta che mo' ti faccio sentire una bella canzone, dai, questa la dedichiamo ad Ornella. Cerù, posso dedicare una canzone a Ornella? Ornella, dai, una canzone solo per te. Thank you.
se hai indovinato qualcuno. Ah, Ornella, allora, ti è piaciuta questa canzone? Chi ti ha ricordato? Ciao Paolo, buona Pasqua. È anche un anno del grande concerto che abbiamo fatto all'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, Peppe. Caspiterina, oggi. Ornella, questa sera poinciana per te nella versione del grandissimo Ahmad Jamal. Ciao Miriam, buona Pasqua. Ciao Tommy, ciao Alberto, ciao Teo, Andrew, brother, Jamal. Bravissima Ornella, bravissima. Cercheremo di portare anche Ahmad Jamal. E qui abbiamo Mucca. Possiamo fare un primo piano di Mucca? Possiamo fare un primo piano di Mucca che sta vicino a me finalmente? Mucca è stata male. Non ha mangiato per più di una settimana. Ha avuto, il dottore ha detto che ha avuto un problema nell'intestino, un'infezione. Speriamo che non abbia mangiato uccellini, queste cose qua. Si è ripresa, sì. Meno male. E Moss sta dentro, l'altro. Quello è un furbacchione. E insomma, Mucca sta bene, amici, siamo più tranquilli. Anche perché curare il gatto in questo momento, senza soldi e senza dottori nelle vicinanze, è un grande problema. Però per fortuna abbiamo una grandissima dottoressa che saluto, che si chiama Venusia. Grazie Venusia per averci rimesso su il gattaccio malefico. Allora, questa canzone che abbiamo sentito era dedicata a Ornella nella versione di Ahmad Jamal, poinciana, che è uno standard famosissimo del mondo del jazz. Ma dobbiamo assolutamente fare qualche cosa a consumire, quindi andiamo a fare un viaggio in Giappone e vediamo che cosa ci fa suonare Sumire. Io direi che oggi potremmo suonare con Sumire una canzone dedicata ai bambini, perché Sumire è una bambina di 33 anni. E perché i bambini non si diventa, l'importante è farli crescere, non farli mai crescere, ecco, questo è importante. E allora vi facciamo sentire una canzone scritta da Sumire, dedicata ai bambini, che si chiama Children's Mind. Allora, vediamo un attimo se la troviamo. Eccola qui. Thank you.
Toni, ti è piaciuta? Per una volta però devo dedicarla a mio fratello, quello di sangue, Andrea, che non è potuto tornare a casa perché lui è rimasto bloccato. Dov'è che è rimasto bloccato? A Firenze. E poi coraggiosamente non ha preso il treno, anche perché papà e mamma sono molto anziani. E quindi è rimasto bloccato in questa casetta a Firenze, quindi ho dedicato a mio fratello Children's Mind, perché mio fratello, nonostante sia un ciullone di 43 anni, è ancora più piccolo di me, e quindi questa canzone era proprio dedicata a lui. Mi raccomando, sapete come la pensiamo noi a proposito dei bambini? Dobbiamo sempre curarci dei bambini che abitano dentro di noi, sennò si diventa grandi ed è la fine di tutto. Anzi, speriamo che quando finirà sta storia, con il coronavirus vi siete dati un po' da fare, piano piano. Insomma, dici sempre che il nostro paese è un paese di vecchi, brutti. Mi raccomando, tiriamoci sul morale. Allora, oggi è uscito, vi ricordate quando io e Shiru abbiamo fatto questo omaggio a Bill Withers, senza sapere che lui purtroppo era anziano anche lui? Noi non lo sapevamo veramente. Allora, qualche tempo fa il mio amico Gaetano Partipilo, esattamente 2 giorni fa, mi chiama, così come chiama i nostri amici che compongono la sua band, che si chiama, come si chiama la band di Gaetano? Boom Collective, e ci dice: ragazzi, dobbiamo fare una canzone dedicata a Bill Withers. E tra le canzoni che Bill Withers ha scritto, che ne ha scritte tante, ma poche sono diventate famosissime, ce n'è una che si chiama Lovely Day, e oggi vi faccio sentire in anteprima con Gaetano Partipilo. Vi faccio vedere in anteprima il video che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto da casa, ognuno da casa, e ha registrato con il telefonino. È venuto fuori un lavoro pazzesco, degno dei migliori studi di registrazione. Ognuno stava a casa sua, e quindi finalmente YouTube non mi bloccherà, perché la proprietà è di Gaetano Partipilo, e guai a Gaetano se mi blocca Facebook. Voglio metterlo su Facebook, Gaetanone, se ci stai, e sono sicuro che ci stai. E poi la voglio pubblicare pure su YouTube, quindi per la prima volta YouTube non mi bloccherà, perché questo è totalmente di nostra proprietà. Allora, vi voglio fare vedere la canzone che abbiamo fatto con The Boom Collective. Cioè, lui devi fare un bel primo piano qui. Allora, la regia mi dice che può effettuare un primo piano. Veramente la regia qui è un po' tutto, perché lei... No, aspetta, no, la metto dall'altra parte. Chissà se si vede. Forse facendo il primo piano si vedrà, che dici? Allora, aspetta, ci dice il computer, Shiru. Devi mettere il volume a palla. Si vede? C'è l'ombra? Prova. Provo? Sì. Mi sono dimenticato di chiudere. Allora. Ok. Proviamo, vediamo. Allora, stiamo guardando il canale YouTube di Gaetano Partipilo. Si vede secondo te? Prova, non so. Proviamo? Ci vuole il volume però. Ma provo io a mettere il volume. Vai. Vado, eh? Thank you.
Grazie Dorina! Bravo. Grazie Dorina! Grazie. Avete sentito, amici? Dovete venire tutti qua, li ho invitati tutti poi, che sono tanti, devono assaggiare la cucina di Chéreau. Quindi quando sarà finita sta cosa, avremo un via vai di persone qui sotto. Faremo un bel tavolone sotto qui. Allora, Bon Collective, la pagina YouTube di Gaetano Partipilo, non so come fanno questi musicisti a suonare con me, che ho dei gusti totalmente opposti ai loro. Gaetano, come fai a suonare con me che voglio suonare con Raffaella Carrà? Tu vuoi suonare con come si chiama, quella... Lala Hathaway? E io voglio stare con Raffaella Carrà. La verità è questa, lo sai benissimo. Allora, vi facciamo sentire adesso una canzone d'amore. Una delle più belle canzoni d'amore, suonata con uno dei più grandi chitarristi al mondo, che si chiama Yudo Matsuo, di Tokyo. Ricordatevi questo nome, perché quando finirà tutto lo porteremo in Italia finalmente. E vi facciamo ascoltare, indovinate voi il titolo, dai. Allora, non mi sono preparato la lista oggi, eccola qua, arriva. Thank you.
Questa canzone era dedicata a voi. Grazie, era dedicata ai miei amici. Noi abbiamo dei vicini di casa speciali, giovanissimi, una coppia meravigliosa. Non si sente? No. Che si chiamano Anita e Roberto. Oh. E conoscevate questa canzone? Questo si chiama And I Love Her, significa E io la amo, e io la amo. È una canzone dei Beatles, di Paul McCartney, credo del 1969, credo addirittura. È stata suonata tantissime volte, una delle più belle canzoni dei Beatles, per voi. Grazie. E allora, siamo arrivati alla fine e vi facciamo ascoltare, ovviamente. Sentite questa cantante che vi facciamo ascoltare adesso. La grandissima Joanna Titters, che è rinchiusa, per modo di dire, Joanna, è rinchiusa in una foresta. Loro hanno una casa in campagna, e quindi chi ha una casa in campagna adesso è una pacchia, perché questi escono di casa, non c'è nessuno, non c'è un'anima. Abita vicino a un laghetto, lei con il suo papà vanno a pescare le trote, quindi rinchiusa per modo di dire, però purtroppo è dovuta scappare dalla sua città, è dovuta andare via perché sapete bene che a New York è molto peggio, la situazione è peggiorata tantissimo negli ultimi 3 giorni, e lei si è trasferita al nord di New York nella sua casa del papà e è andata in questo bosco. E allora dedichiamo a Joanna la canzone che lei canta per noi, che si chiama... Beh, dovreste conoscere questa canzone, dai. È la canzone di Godzilla. Ecco qua. Ecco qui. Con tanto amore ci vediamo domani alle... A che ora ci vediamo domani alle 5? Ecco qua. Ditemi se vi piace questa canzone. Ciao amici. Arriva. Ciao Joanna. Looking strong, not here on my own. Nothing in the world could make me falter or break. Yeah. Practical and wise, walking in my pride, stepping in my stride. No one ever sees me cry. Go, it's our way for you.
practical and wise, walking in my pride, sisters stepping in my stride. Una cowgirl di Brooklyn e canta così. Ma quindi mo la storia che è in campagna. È tutto vero. Ciao amici. Mucca. È tutto vero. È tutto vero. Mucca. Sì. Se n'è scappata. Mucca. Quando è arrivata la malattia qui, io l'ho chiamata subito e gli ho detto: guarda, te ne devi andare. Stai facendo vedere un po' il cielo di cielo a mare? Tramonte. Hai visto che sono tornate le api? Certe volte sta pieno di api. Bellissimo, guarda. Significa che sta meglio il tempo. Ciao amici, ci vediamo domani alle 5.